Pillole sul digitale, la rassegna stampa sulle evoluzioni del mondo online, a cura di Reputation Manager. La negazione del cambiamento climatico, mettono in guardia gli esperti, sta crescendo in maniera incontrollata su Facebook. A dimostrarlo è il report diffuso dal gruppo Real Facebook Oversight Board e dalla ONG Stop Funding Hate, che parla di 818.000 post negazionisti con 1,36 milioni di visualizzazioni al giorno. Preoccupano non solo i contenuti e il numero di questi messaggi, ma anche il fatto che su Facebook non vengano segnalati come fake. Su un campione di 7.000 post ritenuti falsi o fuorvianti, il Center for Countering Digital Hate ha rivelato che solo l'8% è stato indicato come disinformazione. Le parole più ricorrenti sono frode, bufala, truffa, bugia, congiura. Il centro di ricerca ha rintracciato anche i 10 soggetti più attivi su Facebook a diffondere notizie false sul clima. Il risultato dello studio può essere spiegato in due cifre. È riconducibile a 10 editor il 69% dei contenuti pubblicati sul social network che negano il cambiamento climatico. Dal sito Breitbart, un tempo gestito dal consigliere di Donald Trump Steve Bannon, ad alcuni media russi. E questo è Pillole sul digitale. Cominciamo! Sempre fake news, ma questa volta sul Covid. Secondo una ricerca condotta in piena pandemia dalla Cornell University, è emerso che il nome di Trump veniva citato in almeno 4 su 10 fake news relative all'emergenza coronavirus. Un vero e proprio attentato alla democrazia, citiamo il report, che ha contribuito ad alimentare quel clima di odio, complottismo e paura che si è consumato nell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio scorso. Quello delle fake news non è tuttavia un problema limitato agli Stati Uniti. Le bufale in rete sono andate crescendo via via in tutto il mondo, arrivando a minare le fondamenta dell'informazione. In assenza di fact-checker in grado di valutare l'attendibilità di un evento, la rete e i mass media hanno diffuso a macchia d'olio bufale di ogni genere. L'Unione Europea ha creato un osservatorio sui media digitali, un think tank internazionale contro la disinformazione. Grazie agli 11 milioni di finanziamento, questo osservatorio combatterà in 8 paesi dell'Unione, Italia compresa, la disinformazione, studiandone l'impatto sulla società per diffondere pratiche positive nell'uso dei media digitali. A 17 anni gestiva un traffico di Green Pass falsi attraverso Telegram in contatto con degli hacker russi. La denuncia, hanno raccontato i giornali in questi giorni, è stata presentata da una modella raggirata che non voleva vaccinarsi. Tutte le prove, all'inizio, portavano a due medici, marito e moglie, ma la polizia postale ha poi accertato che invece, nella truffa a livello internazionale, era coinvolto loro figlio, di 17 anni, un vero e proprio esperto informatico che attraverso Telegram vendeva in Italia la certificazione verde, falsificata al prezzo di 150 euro. La polizia postale di Roma ha scoperto il tariffario. Per un Green Pass appunto si pagavano 150 euro, per 4 300 e per 6 documenti falsi 500. Il ragazzo, per le sue abilità informatiche, era diventato il referente italiano di un gruppo di pericolosi hacker russi. Dopo aver ricevuto la richiesta dell'utente, comunicava dunque i dati al collega russo e forniva le indicazioni su come procedere al pagamento. Per poter confezionare un certificato credibile, il gruppo criminale richiedeva l'invio della copia dei documenti d'identità che venivano poi utilizzati per aprire conti online, carte di credito o account presso le principali piattaforme di e-commerce o compiere altri reati. Un fenomeno che sul web sta crescendo sempre più. Alexa, l'assistente vocale di Amazon, ha spento questa settimana la sua terza candelina in Italia, la settima negli Stati Uniti. Nei primi 3 anni dall'arrivo in Italia, ha spiegato la società, gli utenti attivi che utilizzano Alexa sono cresciuti oltre l'80% anno su anno e nel solo 2021 si conta oltre 5 miliardi di interazioni tra gli utenti in Italia.
In 3 anni l'app ha registrato 10 miliardi di interazioni, 450 milioni di ore di musica ascoltate, 28 milioni di chiamate. Una curiosità, oltre 7 milioni di volte, solamente nell'ultimo anno, gli utenti le hanno detto «ti voglio bene». Tra le altre richieste gettonate ad Alexa, cosa c'è in TV, quanti giorni mancano a Natale, il santo del giorno, sono oltre 140.000 in tutto il mondo i dispositivi per la casa intelligente compatibili con Alexa. Le funzionalità di Alexa in Italia sono il frutto dell'impegno di una community di sviluppatori composta da oltre 54.000 membri. Intanto, ricordiamo a chi ci ascolta che su Alexa è disponibile anche la skill del nostro osservatorio Top Manager Reputation. La classifica dei top manager con la migliore reputazione online viene pubblicata ogni mese. La skill Top Managers permette di interrogare Alexa per scoprire punteggi dei diversi manager e settori, curiosità e biografie dei protagonisti. Usarla è semplice, basta scaricarla dallo store e avviarla con il comando Alexa, avvia Top Managers. È di questi giorni la notizia che Google stia intensificando l'uso dell'intelligenza artificiale, applicandola al clima, alla medicina, all'accessibilità. Proprio in questo settore, il colosso ha lanciato Project Relate, la nuova app Android con cui mira ad aiutare le persone con problemi di linguaggio. È di fatto un'applicazione Android messa in cantiere nel 2018 e che giunge oggi all'avvio di una nuova fase di test, facendo appello all'aiuto di volontari in lingua inglese e residenti nei territori di Stati Uniti, Australia, Canada e Nuova Zelanda. A loro è chiesto di mettere alla prova il software e fornire i feedback necessari alla sua ottimizzazione. Nel creare l'app, Big G ha lavorato a stretto contatto con vari volontari, tra cui Aubrey Lee, un brand manager dello stesso colosso americano, affetta da distrofia muscolare. Sono abituata allo sguardo sulle facce delle persone quando non riescono a capire quello che ho detto. Project Relate può fare la differenza tra l'avvertire confusione e il comprendere frasi e termini utilizzati nel mezzo di una conversazione, ha spiegato. L'app prevede un percorso di apprendimento, per ora in lingua inglese, con cui può creare un database del parlato e arricchire il vocabolario su cui si basa, potenziato dagli algoritmi di comprensione dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale di Project Relate chiama in causa l'assistente Google e i suoi algoritmi, in modo da ascoltare quanto pronunciato, interpretando i pattern di linguaggio specifici di ognuno e rendendo poi la frase, o le frasi, fruibili anche dagli altri. Sono 3 le funzionalità al momento sottoposte al test. Listen, che trascrive quanto detto in tempo reale. Repeat, che ripete quanto detto in modo più chiaro attraverso un sintetizzatore vocale. E Assistant, che consente di impartire comandi vocali all'assistente virtuale. Passiamo a qualche aggiornamento dai social. Twitter sta implementando la possibilità per gli utenti di condividere collegamenti diretti ai propri space, per consentire ad altri di sintonizzarsi su una sessione audio dal vivo tramite il web e senza essere connessi alla piattaforma. Il gigante dei social media ha spiegato che la nuova funzione è rivolta agli utenti Spaces che hanno amici che non sono su Twitter ma vorrebbero comunque ascoltare cosa si dice in uno spazio. L'espansione apre Twitter Spaces a un numero ancora maggiore di persone e offre al gigante dei social media una maggiore possibilità di raggiungere nuovi utenti al di fuori della sua piattaforma. Intanto crescono le prove che WhatsApp stia lavorando sulla funzione Community. Secondo WhatsApp Beta Info, la nuova funzione, chiamata appunto Community, potrebbe dare agli amministratori di gruppo più potere sui gruppi. Ciò include, tra le altre cose, la possibilità di creare dei sottogruppi. Difficile dire come potrebbero apparire esattamente queste chat, ma WhatsApp Beta Info osserva che sembrano essere con la crittografia end-to-end. Instagram, infine, starebbe lavorando ad abbonamenti per sostenere i creator. La funzione, ha scritto il sito specializzato TechCrunch, aggiunge la possibilità di acquisti in app denominati abbonamenti Instagram e i prezzi andrebbero da 0,99 a $4,99. TechCrunch ipotizza l'opportunità, per gli iscritti paganti, di accedere a contenuti esclusivi condivisi dagli account preferiti che seguono, nonché l'accesso a quelle che Instagram a giugno aveva definite come storie esclusive, una funzione poi persa di vista. Secondo alcuni screenshot circolati online, l'abbonamento includerà un member badge,
che darà agli iscritti al canale una spilla speciale al fianco del proprio nome utente. Avete perso la nostra fiducia, non ci fidiamo più della vostra influenza sui nostri figli. A dirlo è la senatrice del Tennessee Marsha Blackburn, ma potrebbe essere un genitore qualunque, preoccupato per tutte le ore che il proprio figlio minorenne passa davanti ai social. L'esecuzione in pubblica piazza di Facebook è andata in onda a inizio ottobre. Le rivelazioni vengono dall'interno, dalla 37enne Frances Hogan, ex product manager di Facebook, e accendono i riflettori sul difficile rapporto tra social e minori. A maggio Hogan ha lasciato l'azienda e ora è uscito allo scoperto nei panni della talpa, che ha fornito al Wall Street Journal una vasta e delicata documentazione su come l'azienda abbia privilegiato profit e performance su sicurezza, salute e diritti degli utenti. Abbiamo affrontato le novità di casa Facebook sul nostro blog aziendale, dove potete trovare due nuovi contenuti. La nostra digital consultant, Rosanna Perrone, analizza la novità del rebranding della società, mentre il nostro CEO, Andrea Barchiesi, riflette sul rapporto tra piattaforme social, autorità governative e minori. Una delicata questione che necessita un rapido intervento. Buona lettura! Avete ascoltato Pillole sul digitale, la rassegna stampa sulle evoluzioni del mondo online, a cura di Reputation Manager.